Quando nasciamo, una delle prime cose che ci viene insegnata è abilità per tempo uguale denaro, vero? Di solito una persona lavora 40 ore alla settimana più o meno se tutto va bene e ha delle abilità precise. Queste abilità di conseguenza gli permettono di guadagnare una somma di denaro. Supponiamo che io in questo momento lavori come operaio e che guadagni 10 euro all'ora. Le mie abilità in questo caso mi permettono di guadagnare questi 10 euro per ogni singola ora. Alla fine della settimana, lavorando per 40 ore, guadagnerò 400 euro. Di solito le persone attuano delle strategie per aumentare poi il guadagno mensile, che sono: 1. Per guadagnare di più lavorano più ore, per cui invece di lavorare per 40 ore lavorano per 50, 60, eccetera, aumentando così lo stipendio a fine mese e guadagnando quei 100, 200 euro in più, però massacrandosi e passando così la maggior parte della loro giornata lavorando, non facendo nient'altro. In questo caso, ovviamente, state vivendo per lavorare e non lavorate per raggiungere i vostri obiettivi, sogni o semplicemente una vita più degna. Perciò, da come avete capito, questa non è un'ottima soluzione. Se vi trovate in una situazione simile, state perdendo la maggior parte del vostro tempo che potrebbe essere investito in altro, come ad esempio formazione personale, un hobby e tantissime altre cose. La seconda strategia, che è la soluzione migliore, è aumentare le abilità invece di aumentare il tempo in cui lavoriamo, permettendoci di ricevere più denaro, ovviamente. Sicuramente vi starete chiedendo come aumentare l'abilità. Ci sono tanti modi per farlo, come ad esempio migliorare la nostra formazione in un campo, iscrivendosi all'università, oppure semplicemente leggendo un libro o ad esempio guardando un video come questo, cioè di finanza personale. Guardate anche gli altri miei video se siete interessati, lascio la playlist qui in alto. Però tornando al nostro discorso, l'importante è investire in noi stessi per aumentare il più possibile le nostre abilità per poi ricevere più denaro per ogni ora che lavoriamo settimana dopo settimana. Supponiamo che invece di guadagnare 10 euro per ogni ora riusciamo a guadagnarne 20, però lavorando sempre per lo stesso numero di ore, cioè 40 ore a settimana, quindi 20 per 40 uguale 800. Guadagneremo così il doppio rispetto a prima. Quindi la prima strategia di aumentare le ore di lavoro non è davvero ottima. Perderete tanto tempo e guadagnate sempre poco. Il problema è che di fondo c'è solito di pensare alla prima strategia come la migliore, la più efficace e soprattutto la più veloce. Non richiede sforzo mentale e soprattutto permette di ricevere subito più denaro, facendoci credere di aver risolto tutti i nostri problemi, ma così non è. Ovviamente ci sono anche altre equazioni diverse da questa di cui ho parlato ora, addirittura anche migliori, più efficaci. Non richiedono l'uso del tempo, ma solo le abilità che acquisiamo e ciò che stiamo facendo e che abbiamo fatto. In poche parole, passive income. Già ho creato un video specifico al riguardo in cui spiego cosa sono questi guadagni passivi. Lo lascio qui in alto se siete interessati, così potete approfondire questo argomento. Ora però vi ripeto velocemente cos'è il concetto di passive income o guadagno passivo in italiano. Principalmente sono dei soldi che si possono guadagnare senza fare nulla nel presente, ma sfruttando cose che abbiamo già fatto. In questo caso cito sempre Riccardo Zanetti nel video scorso, che ha dato una definizione più precisa e tecnica soprattutto di guadagno passivo. I guadagni passivi sono guadagni costanti dati da uno sforzo passivo, possedimenti, investimenti acquisiti nel passato. In questo modo stiamo sfruttando così il nostro sforzo passato per trarre un guadagno anche in un momento in cui non stiamo lavorando. Principalmente le entrate passive si possono dividere in due categorie: le entrate passive partendo da zero, cioè senza avere soldi o investire soldi, e quelle che richiedono un capitale iniziale. Per la prima categoria, cioè creare guadagni passivi senza avere soldi, c'è bisogno di creare un audience, cioè un numero di persone non troppo grande, anche minimo, con cui è possibile condividere link di affiliazione e prodotti. O creare un gruppo Facebook, un profilo Instagram, un blog, oppure semplicemente un canale su YouTube. Nel mio caso riesco a guadagnare passivamente creando un video su YouTube grazie alle pubblicità che vedete davanti ai miei video. Inoltre, chi mi segue da molto tempo sa che in descrizione ai miei video ci sono sempre link di affiliazioni, come ad esempio di carte come N26, Hype, oppure semplicemente anche alcune applicazioni che è possibile scaricarle e guadagnare dei centesimi. E se le persone scaricando queste applicazioni dal mio link, registrandosi dal mio link, io ci guadagno una percentuale. E su 2000 visualizzazioni, su 1000 visualizzazioni, ad esempio, 50 persone, 100 persone cliccano su questo link. Su queste 50 persone, 20 si registrano, io ci guadagno una piccola percentuale. E questo è un guadagno passivo davvero ottimo. Quindi, tramite una mia audience, che può essere anche sia piccola che grande, sono riuscito a guadagnare passivamente. Cosa davvero importante è che tramite YouTube non c'è bisogno di avere un'audience molto vasta, basta anche un pubblico di 1000 iscritti oppure anche 500 iscritti. Se un video diventa virale e se vi lasciate link in descrizione di queste carte, anche se non riuscite a avere la monetizzazione attiva di YouTube. In questo momento io sto lavorando poiché sto registrando questo video, dopo lo monterò e sto continuando a guadagnare poiché spero che le persone stiano guardando i miei contenuti sul mio canale e in automatico tramite le pubblicità che vedete davanti ai miei video io ci guadagno. Ovviamente questo succede ad esempio di notte mentre svolgo altre attività, sempre in continuazione i miei video sono pubblici, i link sono sempre in descrizione sotto ogni video e quindi anche quando non sto lavorando passivamente sto guadagnando. Quindi ragazzi, i social sono davvero un'ottima opportunità.
opportunità se avete in mente di guadagnare. Il discorso di YouTube vale anche per altri social, ad esempio TikTok. Ovunque abbiate dei piccoli o grandi numeri, cioè persone che vi seguono, potete vendere o sponsorizzare i vostri prodotti. Invece per la seconda categoria di guadagni passivi c'è bisogno di avere un capitale per iniziare a guadagnare. Al primo posto troviamo gli investimenti, che comprendono le azioni o criptovalute. Ad esempio Bitcoin, quando è stato creato, costava pochissimo e ora le stelle. Si possono acquistare anche altre cripto, come ad esempio Ethereum, Cardano, e trarne un profitto a lungo termine. Ovviamente ragazzi, io non sono un consulente finanziario. Prima di investire i vostri soldi in criptovalute oppure azioni in generale, dovete conoscere a fondo questo mondo, poiché facilmente si possono perdere soldi, e quindi è importante che voi conosciate nei minimi dettagli quello che state facendo. Per sapere altre informazioni guardate il video che ho creato su guadagni passivi, poiché approfondisco nello specifico questo argomento. Lo trovate anche qui in basso in descrizione. In conclusione ragazzi, tramite questo video non voglio che trapeli un'informazione sbagliata. Non devi assolutamente licenziarti senza prima aver studiato attentamente la situazione, quali sono i pro e i contro di lasciare il lavoro e soprattutto quali potrebbero essere poi le conseguenze. Se sei giovane e lavori molte ore al giorno per guadagnare poco, sei ancora davvero in tempo per cambiare la tua prospettiva lavorativa e dedicare più tempo a te stesso, alla tua formazione, per aumentare poi i tuoi guadagni. Al giorno d'oggi ci sono tantissimi modi per guadagnare. Anche se all'inizio non guadagni molto, col tempo, aumentando le tue abilità, potresti essere capace di riuscire a guadagnare più di quello che pensi. Inoltre, considera davvero tanto le entrate con i guadagni passivi, che al giorno d'oggi, data la situazione purtroppo, permettono di avere più margine di guadagno. Se hai una qualsiasi idea, talento, passione, si possono utilizzare i social per riuscire a raggiungere tantissime persone in poco tempo. E avendo un audience che ti segue, potresti guadagnare davvero tanti soldi. Sbagliando si impara, l'importante è che non ti arrendi e continui a provarci sempre. Se non si prova, non si agisce, soprattutto quando si è giovani, dopo l'unica cosa che si può fare è pentirsi di non averci mai nemmeno provato. E spero soprattutto che dopo questo video tu sia più motivato a cambiare, a provare, a migliorarti. Se sei interessato a alcuni bonus, lascio qui in basso in descrizione il link per ad esempio registrarsi a Verse, che ricevete 5 euro subito dai 14 anni in su, e potrete poi fare lo stesso con i vostri amici e ricevere altrettanti 5 euro. C'è possibilità ancora di registrarsi a Flowy fino al 31 marzo e ricevere 5 euro in buoni Amazon e 10 euro per ogni amico che si invita. Oppure l'ultimo bonus è quello di N26, che vi dà 5 euro subito se spendete oppure prelevate almeno 10. N26 è una carta di debito collegata a un conto corrente bancario, è davvero ottima e è il mio conto principale per adesso e ha davvero tantissimi vantaggi. E se intenzionate a sapere quali sono i vantaggi di questa carta, potrei creare un video al riguardo, quindi fatemelo sapere nei commenti. Grazie mille a tutti per la visione di questo video. Se avete intenzione di chiedermi qualcosa riguardo questo argomento, tranquillamente commentate sotto a questo video oppure contattatemi tramite Instagram, questo è il mio username. Inviatemi lì un messaggio e vi risponderò appena posso. Per chi non lo sa, ho un canale Telegram anche, dove pubblico spesso le prove di pagamento che mi arrivano tramite le applicazioni di cui parlo su questo canale. Poiché io, oltre a occuparmi di finanza personale, parlo spesso anche di metodi per guadagnare. Ho creato anche una playlist specifica al riguardo, lascio il link qui in alto. E tramite questo canale, ripeto, vi aggiorno sempre sulle prove di pagamento che mi arrivano tramite PayPal oppure buoni Amazon. Se vuoi fare l'accesso diretto al gruppo, lascio il link qui in basso in descrizione. Grazie mille a tutti per la visione di questo video. Ciao!